Certo, con tutti quei mezzi che ci abbiamo, non so che poi lui, però qualche cosa dobbiamo fare. Non siamo venuti a conoscenza di questa cosa a fare niente. Perché ricordiamoci che qualcuno fa parte delle nostre istituzioni amministrative. Non è caro, non è stato denuncia, che cosa deve fare? Non lo sapete, sì, perciò di arrivato a questo punto, non se vuoi. Io due, non siamo politici. È in questo momento. Però. A me mi interessa tanto venire. Ho cominciato a vedere l'interesse. Ma se c'è da fare la battaglia politica, facciamo. Se il nostro nemico è mio, che fai? Dico, me la sgoppo, che fai un momento dopo? Dopo il 19, la settimana. Scusate, il dottore voleva parlare. Cominciamo ad agire. Perché abbiamo visto quando abbiamo agito. Dottore, un attimo. Due cose molto importanti, secondo me. Una è quella... La questione del referendum, io ritengo che non sia da appoggiare in modo indiscriminato, per una ragione semplice, che noi lo perdiamo perché sono interessati a questo referendum dei paesi che, se li mettiamo tutti insieme, non fanno la popolazione di Angola, per cui non arriviamo al 50%. Perché il referendum sia valido, e se arriviamo al 50% abbiamo le bocche, il che significa che siamo cancellati completamente. Stiamoci attenti, questo penso io. Può essere. Ma non l'ha bruciato, l'hanno bruciato. Che significa? Bastano 10 comuni, non c'è, non è che se fa, se lo fa. L'altra questione, che secondo me è estremamente importante, è quella del fatto che alcuni di questi medici, eccetera, non si interessino più tanto di ottenere un ricovero dei pazienti. E allora qual è l'unica alternativa? È quella di far vedere a dei giovani medici che c'è un posto. Allora, il giovane medico che c'ha un posto è... se la fa, perché un posto se non deve, se un posto, se lui non se la fa, fondo nascita viene giusto e poi nego io, cioè far capire queste cose ai giovani medici, che sì, loro attualmente già hanno il posto, forse non saranno licenziati perché questo e quest'altro, però può essere che rimanga a noto in Sicilia, non so se questo è il punto dove dobbiamo cercare di intervenire. Cioè, noi del comitato cercheremo di parlare con questi sanitari e dirgli datevi da fare, perché se no a noi come comune ci levano le braccia. Ma noi la serie. E questo è il punto. Secondo me, questi sono i due punti che volevo e io volevo concludere. E chi ci parla con questi? Ci vuole che ci parla? Però, dottore, sul referendum... Nel momento in cui è un'intera regione che dice la sua, perché la dottore, mi perdoni, la questione sostanziale di questa riforma sanitaria è che non abbiamo i soldi per pagare gli infermieri e i dottori e vogliamo spendere milioni e milioni per costruire. È gioco forza che chiunque si interessa a questa cosa capisca nell'intera regione che c'è uno sperpero di denaro di fronte alla mancanza dei servizi. E questo è il punto di un referendum che sarebbe da fare. Chi lo firma anche 20.000 cittadini. Se ci uniamo, io credo che tutti quanti si possa riuscire, perché una campagna referendaria regionale va verte su questo punto, no alla costruzione di altro cemento, utilizziamo quello che abbiamo, sistemiamolo e gestiamo in una maniera migliore. Se è solo questo il punto, la discussione. Io la penso in questa maniera, le parlo per me. Se non c'è il referendum, è questo solo, potrebbe anche leggere, se no lo legge. Se vuoi difendere il punto di vista è molto difficile, perché è una condizione mia assoluta, però forse la riuscite a capire. L'ospedale di Macerata va delocalizzato, cioè non può stare allora, pertanto noi dobbiamo chiedere che l'ospedale provinciale
nella nostra provincia, penso sia quello centrale, sia delocalizzato. E qui c'è da spendere i soldi. Si è delocalizzato per tante ragioni, una perché non ci si entra, una perché non può essere ulteriormente ampliato, una perché non c'è il parcheggio, una perché sta su un posto dove l'aria è inquinata. C'è scritto, quando ho riammaginato, c'è un cartello che non si può andare con la macchina vecchia perché l'aria è già inquinata. Per cui ci sono molte ragioni per chiedere che l'ospedale venga delocalizzato. D'altra parte, se voi pensate che ancora in condizioni non ottimali ha fatto un ospedale su un altro comune, portato nel comune di Roma, se poi andate a Perugia, a Foligno, tutti gli ospedali vengono delocalizzati, cioè portati via dal centro. Chiaramente anche Camerino è stato delocalizzato per via del Camerino. Però ecco, quello che voglio dire io è che secondo me è molto difficile riuscire a vincere il referendum. Per cui stiamoci attenti, io a me non mi può. Io sono stato. Vabbè, ma quello gli altri che c'è di primo, non c'è porta. Io ti voglio dire. Stiamoci attenti. Per di più, per l'altra questione, bisogna cercare di sensibilizzare il personale, sia medico che infermieristi, gli ostetici, qui ce n'è una, che voglio dire, bene o male, se l'ospedale, se il reparto si mantiene, un posto sta lì, se no non si sa. Certo, un'infermiera e un'ostetica non più giovane, come lei, non già che pensavo che sta per là. Io dico che bisogna creare a queste persone il fatto che si diano da fare perché mantengano il loro posto. Questo è perché altri mezzi non ce l'abbiamo. Dopo è chiaro che se un medico che cerca il posto lo trova, facciamo un esempio, a Macerata e a San Severino che sta per chiudere, dice no, io a Macerata, a San Severino che sta per chiudere, questa è la questione, però cercare di parlare, di influire su queste persone, cercando di influire, non lo so come possiamo fare, però cercando che loro si rendano conto che il posto è loro, che la sedia è a loro, che quando è chiuso gli aleati. Allora voglio dire, bisogna spostarsi, secondo me questo c'è da fare. Come ti dicevo, per il referendum è gioia che è.